piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata corrispondente al sole, come si evince ancora dal termine inglese Sunday, quindi giornata di pienezza, di gioia, di massima realizzazione. Ma una giornata particolarmente importante un po' per i segni d'aria e un po' per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 18 giugno 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono segno per segno, ti ricordo sempre, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, accattivanti e interessanti, di iscriverti al canale qualora ancora non l'avessi fatto e lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Inoltre ora è la possibilità, anche più che mai concreta, di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, concepiti tenendo presente la posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare, se lo desideri, su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore, i rapporti affettivi, i rapporti con i genitori, con i figli, i rapporti professionali, il lavoro, la naturalizzazione, il business, gli investimenti, la casa, i traslochi, gli spostamenti, i viaggi, l'amicizia, lo studio, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendo appunto un consulto personalizzato, mirato, in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo, in maniera graduale, secondo le tue modalità di orario, di giornate di frequentazione più idonee, di acquisire appunto queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono la base appunto di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Ma entriamo nel vivo. Giornata un po' particolare a livello emotivo, a livello umorale, come abbiamo detto all'inizio, un po' per i segni d'aria, un po' per i segni d'acqua. Per quale motivo? Se segui i miei oroscopi giornalieri già saprai che sono impostati specificatamente su questa evoluzione molto rapida della Luna, che ogni due giorni e mezzo cambia di segno. Ciò spesse volte, quasi sempre, si verifica nell'arco della notte o nell'arco della tarda serata, e quindi c'è una sorta di omogeneità per quanto riguarda l'umore nell'arco della giornata. Quest'oggi, viceversa, come talvolta accade, questo spostamento avviene nell'arco della giornata, proprio attorno all'ora di mezzogiorno, ora solare. Quindi una mattinata in cui la Luna è ancora presente nel segno dei Gemelli, per i nati l'ultima decade, ma dal pomeriggio inizia a farsi sentire per il segno del Cancro, per i nati la prima decade. Quindi un po' per tutti, ma soprattutto per questi due segni, c'è questo cambio d'umore, questo cambio di atteggiamento. Quindi i momenti di tempo libero che nell'arco della mattinata vengono vissuti con notevole spensieratezza, con questo senso di comunicatività, questo senso di apertura, è come se lasciassero spazio, con il sopraggiungere pomeriggio, una sorta di maggior introspezione appunto rispetto a quel brio, rispetto a quella apertura mattutina. Quindi sicuramente una mattinata ancora decisamente molto interessante, molto positiva, con un ottimo umore per i nati appunto non soltanto l'ultima decade del segno dei Gemelli ma anche della Bilancia e dell'Acquario, mentre appunto con il sopraggiungere del pomeriggio, soprattutto appunto per il segno della Bilancia, c'è questo cambio d'umore che potrebbe subire appunto un leggero calo con questa evoluzione appunto della Luna. Viceversa, appunto, per chi ha subito appunto questo umore appunto negli ultimi giorni, anche nella mattinata di oggi, non proprio eclatante, quindi per appunto i nati l'ultima decade del segno del Sagittario, dei Pesci e della Vergine, c'è questa decisa ripresa, questa ripresa di normalità, e soprattutto per i Pesci addirittura c'è questa Luna che diventa decisamente favorevole, così come, oltre che per il Cancro, anche per lo Scorpione. Quindi c'è questa veramente lunaticità più marcata nella giornata di oggi. Altro influsso astrale di parziale mutamento, il passo di Mercurio, sempre presente appunto nel segno del Gemelli, ma da oggi si fa sentire più marcatamente per i nati la seconda decade, quindi sicuramente questo modo comunicativo, questo modo brioso per i nati non soltanto del segno ma anche per i nati la seconda decade di Bilancia e Acquario risulta più che mai spiccato. Viceversa, per chi a livello di concentrazione, a livello di comunicatività, di fruizione delle idee può aver subito nelle ultime settimane,
Sagittarione, questa energia mercuriale un po' fastidiosa, quindi nati la prima decade del Sagittario, della Vergine, dei Pesci, c'è una graduale ripresa in tal senso, mentre appunto potranno essere nati la seconda decade a risentire appunto di questo Mercurio un po' fastidioso. Grande intensità negli affetti, nei rapporti interpersonali, nell'amore, per i nati la seconda decade dei segni di fuoco, in particolare il Leone, in cui si trova non soltanto Venere ma anche Marte, e anche per i nati la seconda decade sempre del segno dell'Ariete e del Sagittario, mentre qualche alterazione sempre per gli altri segni un po' infastiditi, quindi Toro, Acquario e Scorpione. Mettiamo nel vivo qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, vai incontro a una giornata con questo cambiamento d'umore che potrebbe farsi sentire con il sopraggiungere pomeriggio, quindi ancora questo brio, questa capacità di interagire con simpatia nell'arco della mattinata che lascia spazio a qualche momento così, non dico cupo, ma sicuramente meno frizzante con il sopraggiungere pomeriggio, considerato appunto questo spostamento della luna che potrebbe farsi sentire in maniera non troppo favorevole per te. Decisamente migliore la presenza di Venere e di Marte, con questa possibilità di vivere con intensità, con grande appagamento, il tuo tempo libero da condividere se lo desideri con l'eventuale partner, con chi ti ama, con cui veramente non mancano momenti decisamente molto appassionanti, molto coinvolgenti. Evoluzione astrale anche per quanto riguarda la posizione di Mercurio, la tua dialettica, quel senso di apertura verso le nuove opportunità, questo senso di positiva curiosità che da oggi si fa sentire più marcatamente rispetto ai giorni scorsi in cui eravate voi nati la prima decade a poterne fruire, appunto da oggi sono nati la seconda decade a poter godere di questo favore di Mercurio. Per i nati l'ultima decade è ancora positiva la presenza del Sole che ti consente veramente di andare incontro a questo prosieguo di stagione prima averile veramente con grande brio, con un ottimo centramento. Per te, costante, coerente Toro, una giornata di tempo libero da dedicare tutto sommato in parte alla socializzazione che ti vede comunque con un'interazione molto briosa, molto simpatica, soprattutto nella prima parte della giornata, e con il sopraggiungere pomeriggio magari una concentrazione più sentita verso quegli ambiti familiari che sono comunque importanti per te. Per quanto riguarda la tua concentrazione, il tuo modo di scambiare le idee, la tua dialettica, sempre interessante e positiva la presenza di Mercurio, ma da oggi più marcatamente per i nati la seconda decade, appunto, che riesce a compensare, se non altro su un piano più teorico, più dialettico, altre energie in campo meno favorevoli, in particolare appunto quella di Venere, da giornata di ieri per i nati la seconda decade un po' fastidiosa, e soprattutto quella di Marte, che all'atto di agire, all'atto di fare delle scelte, potrebbe risultare ancora un po' alterante per te. Per i nati la prima decade viceversa continua questo buon segno di ripresa per quanto riguarda appunto il modo di scegliere, il modo di procedere, e anche per quanto riguarda appunto la vita più intima e personale, che appunto nelle ultime settimane può essere andata incontro a qualche momento di leggera alterazione. Quindi una giornata tutto sommato da dedicare anche alle situazioni che sono un po' rimaste indietro nel tuo percorso di vita. Proseguiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli, puoi cogliere delle palle al balzo, come si suol dire, nella prima parte della giornata di oggi, in cui puoi ancora fruire di questa presenza importante della luna nel tuo segno, almeno nella prima parte della giornata, appunto durante la mattinata. Poi nel pomeriggio prosegue il percorso nella volta celeste, rimanendo tutto sommato anche positiva per te, ma non come lo è stata, come lo è appunto nel corso della mattinata. Quindi energia ancora protesa verso la socializzazione, momenti di tempo libero da condividere in maniera più che mai simpatica con le persone a cui maggiormente tieni. Anche a livello dialettico, a livello di scambio di idee, questa evoluzione astrale di Mercurio si fa sentire nella giornata di oggi per i nati la seconda decade, con la tua capacità veramente di interazione più che mai spiccata, più che mai attenta a tutta una serie di stimoli che possono arrivarti, che risultano di sicuro interesse per te. Ancora importante anche la presenza del Sole nel tuo segno, se appartiene all'ultima decade, ti consente più che mai di sentirti ben centrato e centrata. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora momenti tutt'altro che noiosi, momenti di intensità, di autentica passione, di grande coinvolgimento, se appartiene alla seconda decade, sia nell'ambito di un rapporto in partenza che in un rapporto già in essere.
Per te sensibile ed emotivo Cancro, evoluzioni astrali in atto nel corso della giornata che risultano sorprendentemente positivi, appunto soprattutto con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Infatti la luna che ti governa arriva nel tuo segno con il sopraggiungere appunto del pomeriggio, consentendoti veramente di sentirti perfettamente a tuo agio, soprattutto nei rapporti con le persone che ti sono care, con cui veramente riesci a estrinsecare quel tuo lato più empatico, più emotivo, più pacato, in un senso più che mai positivo. Per i nati della seconda decade continuano a mancare momenti di autentica intensità, di grande coinvolgimento nei rapporti con chi ti ama, con l'eventuale partner, con la possibilità veramente di scrollarti di dosso ancora quel senso magari di remora, di non dico timore, ma sicuramente di non enfasi come puoi vivere appunto con questa Venere decisamente molto favorevole. Anche a livello dialettico, a livello di concentrazione, di estrinsecazione delle tue idee progettuali su un piano più teorico, più astratto, evoluzione astrale di Mercurio che da oggi si fa sentire più marcatamente per i nati la seconda decade, con la capacità veramente anche di allargare certe tue prospettive al di là di quel tuo entourage abituale che magari risulta magari a volte un po' stantio. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, momenti di tempo libero da vivere veramente con più che mai pienezza, con determinazione, con capacità di essere ancora più del solito la trascinatrice, il trascinatore per coloro che ti sono vicine. Quindi momenti di grande intensità, di grande calore, colore, soprattutto per i nati la seconda decade, con questa presenza di Venere che veramente ti garantisce una forma generale, un fascino ancora più smagliante rispetto al consueto, e un Marte che ti consente veramente di essere ancora più del consueto una figura di riferimento per coloro che ti sono vicine. Grande dialettica, grande capacità anche di socializzare, di estrinsecare i tuoi interessi, di condividerli se appartiene alla seconda decade, con questa evoluzione astrale di Mercurio che appunto ti consente di farlo nella maniera più efficace possibile anche nei momenti più sciolti, più rilassati di tempo libero, e forma generale ottimale per i nati l'ultima decade, con questa presenza del Sole che ti consente più che mai di essere anche sensibile agli stimoli che la giornata può portarti. Quindi una giornata tutt'altro che noiosa, in cui riesci in un modo o nell'altro a ben figurare ancora più del solito in ogni contesto. Evoluzione astrale anche del tuo umore, che nel pomeriggio può lasciare spazio a momenti, perché no, anche di romanticismo. Per te metodica e razionale Vergine, dopo una partenza un po' in sordina, la giornata va incontro a un deciso miglioramento con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore. Infatti questa luna, che nell'arco della mattinata potrebbe ancora farsi sentire in un senso un po' fastidioso se appartiene alla ultima decade, con l'arrivo del punto del pomeriggio diventa addirittura a te propizia, dandoti la possibilità di ben relazionarti, di trovare buoni equilibri anche nell'ambito dei rapporti con le persone che ti sono care, in quei contesti familiari che risultano appunto di rilievo per te. Per quanto riguarda la tua concentrazione, evoluzione astrale del Mercurio che ti governa da oggi, che si fa sentire in maniera meno marcata per i nati la prima decade, quindi con un senso di ripresa della tua concentrazione, mentre potrebbe essere un po' fastidioso appunto per i nati la seconda decade da oggi. Anche per quanto riguarda la tua forma generale, continua a esserci un buon segno di ripresa per i nati la prima e la seconda decade, viceversa questo Sole un po' smorzante, il tuo consueto buon tenore generale, potrebbe ancora farsi sentire per i nati l'ultima decade. Per quanto riguarda questa involuzione di Saturno per i nati la prima decade, questo senso di inquietudine, questo senso di non perfetto centramento, di percettività, potrebbe farsi sentire rimandandoti a esperienze magari già vissute. Continuiamo con te, estetica e creativa Bilancia, una giornata che parte nel migliore dei modi con un umore ancora al top, soprattutto se appartieni alla ultima decade, grazie a questa luna decisamente favorevole potrebbe andare incontro a qualche momento così di alterazione, qualche nuvoletta all'orizzonte, come talvolta dico, con il sopraggiungere del pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore e se appartiene alla prima decade, appunto vista questa evoluzione astrale della luna che potrebbe risultare un po' fastidiosa per te. Ci pensano comunque gli altri influssi
Galassia Astrale a garantirti momenti decisamente pregevoli, intensi, da condividere con piacevole intensità con coloro a cui maggiormente tieni, soprattutto se appartiene alla seconda decade. Questa presenza di Venere assieme a Marte ti consente veramente di avere una presenza importante, fascinosa, di rilievo, con uno spicco veramente invidiabile un po' in tutti i contesti, soprattutto nei rapporti più intimi e personali, consentendoti veramente di vivere con pienezza questo tipo di relazioni. Anche a livello dialettico, questa evoluzione astrale di Mercurio si fa sentire marcatamente se appartieni alla seconda decade, offrendoti la possibilità veramente di scambiare dei punti di vista, delle idee, delle prospettive con ancora più enfasi, ancora più efficacia rispetto al consueto, anche nei momenti di tempo libero. Per te, strategico e inconscio Scorpione, momenti di tempo libero nella giornata di oggi che hai modo, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane soprattutto, di condividere gradevolmente con le persone a cui maggiormente tieni, soprattutto delle persone care, quegli entourage familiari con cui veramente riesci a creare questa ottima armonia, grazie a questa luna appunto che, ripeto, con il sopraggiungere delle ore pomeridiane diventa decisamente favorevole per te. Evoluzione astrale graduale anche per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, questo segno di ripresa, di ritorno alla prassi, alla normalità in atto per i nati la prima decade, mentre questa presenza di Venere potrebbe risultare ancora un po' fastidiosa per i nati la seconda decade, con una certa tua tendenza veramente ad assumere certi modi, avere certi atteggiamenti che potrebbero essi stessi appunto alterare questi rapporti a cui maggiormente tieni. Per quanto riguarda la tua operatività e la scelta che puoi fare di certi luoghi, certi movimenti, certe attitudini che appunto puoi estrinsecare nella giornata di oggi, se appartieni alla seconda decade, il Marte che ti governa ti suggerisce di essere maggiormente accorta, onde evitare appunto di strapazzarti, di alterare quegli equilibri importanti per te. Proseguiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario. Dopo una partenza un po' sottotono della giornata per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene all'ultima decade, c'è questo segno di decisa ripresa con il sopraggiungere delle ore pomeridiane. Infatti c'è questo allontanamento della luna che appunto può averti influenzato anche nei giorni immediatamente precedenti, è appunto un buon segno di ripresa per quanto riguarda appunto il tuo tenore più emotivo. Evoluzione di rilievo anche per quanto riguarda la tua concentrazione, la tua dialettica, il modo di esporre i tuoi punti di vista, le tue idee. Se negli ultimi giorni, se appartiene alla prima decade, puoi aver subito appunto questa influenza di Mercurio un po' fastidiosa, nella giornata di oggi c'è questo segno di buona ripresa appunto per i nati della prima decade, mentre questo Mercurio potrebbe da oggi farsi sentire con questo senso un po' alterante a livello mentale, a livello comunicativo per i nati la seconda decade. Importante la vita più intima e personale, sempre se appartiene alla seconda decade, con questa presenza di Venere che ti consente veramente di vivere con pienezza, con appagamento, con veramente calore e intensità questi rapporti a cui maggiormente tieni. Forma generale, in buona ripresa, sempre per i nati la prima e la seconda decade, ancora qualche momento di defiance per i nati l'ultima. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, dopo un inizio di giornata tutto sommato nella media, qualche nuvoletta all'orizzonte potrebbe prefigurarsi con il sopraggiungere delle ore pomeridiane, soprattutto a livello d'umore. Infatti questa evoluzione astrale della luna potrebbe farsi sentire in questo senso, ad alterare un po' quello che è il tuo equilibrio a livello umorale. Quindi una giornata tutto sommato che potresti decidere di trascorrerla un po' per conto tuo, un po' lontano da quelle situazioni magari un po' troppo movimentate rispetto ai tuoi gusti. Energia generale dal punto di vista del tuo tenore nella media e anche per quanto riguarda il tuo modo di applicarti, il tuo modo di interagire per quanto riguarda i tuoi progetti, ci può essere tutto sommato anche una modalità un po' diversa dal solito rispetto al consueto, quasi come se anziché essere finalizzata e finalizzato nei tuoi intenti, nel direzionare le tue energie, potresti anche prendere in debita considerazione tutta una serie di concetti più teorici, più astratti, sebbene appunto non immediatamente applicabili. Per quanto riguarda il modo di vivere le relazioni, anche in questo senso riesce a essere un po' più spensierato e spensierato rispetto al consueto.
Proseguiamo con te, frizzante e anticonformista, acquario, ancora una giornata che parte nel migliore dei modi, soprattutto con un ottimo umore se appartiene all'ultima decade, con questa presenza della luna che ti consente più che mai di essere interattiva, interattivo nelle diverse situazioni, con le diverse persone con cui appunto hai a che fare appunto nella giornata di oggi. Per quanto riguarda la tua dialettica e modo di comunicare, evoluzione di rilievo per quanto riguarda la posizione di Mercurio, che da oggi inizia a farsi sentire marcatamente per i nati la seconda decade e che riesce almeno su un piano più dialettico, più mentale, a consentirti di avere un buon equilibrio, appunto nonostante questa evoluzione astrale di Venere, che invece a livello così affettivo, a livello di rapportualità sentimentale, potrebbe apportare qualche momento di alterazione in questi rapporti a cui maggiormente tieni. Nei momenti di tempo libero, quest'oggi, nella tua operatività, nelle scelte che fai, nei movimenti che fai, sempre buon equilibrio e buone opportunità e buona ripresa per i nati la prima decade e ancora appunto una buona prassi e normalità per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda, la scelta di situazioni più pacate, meno improvvisate potrebbe essere appunto ancora indicata, considerato questo Marte che potrebbe così creare qualche momento di defiance. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, che va incontro a una giornata di ottima ripresa dopo una partenza veramente un po' in sordina per quanto riguarda il tuo umore nell'arco della mattinata. Con questa evoluzione molto rapida della luna, con il sopraggiungere del pomeriggio, appunto c'è questo segno di decisa ripresa appunto del tuo umore, che appunto per i nati la prima decade porta a un'attenzione particolare in senso più empatico, in senso più emotivo, anche nei confronti delle persone che sono più importanti, le persone care. Quindi almeno a livello di umore questo senso liberatorio appunto dopo gli ultimi giorni vissuti magari in maniera non così equilibrata. Anche per quanto riguarda la tua concentrazione, il modo di estrinsecare i tuoi punti di vista, la tua dialettica, evoluzione graduale per quanto riguarda il passo di Mercurio, che da oggi inizia a farsi sentire in maniera meno marcata, quindi quasi liberatorio per i nati la prima decade, con un buon segno di ripresa per quanto riguarda la concentrazione, mentre appunto potrebbero essere i nati la seconda decade a poter sentire di questa presenza appunto un po' fastidiosa per quanto riguarda appunto, ripeto, la concentrazione. Buona ripresa sempre per quanto riguarda la forma generale, per i nati la prima e la seconda decade, ancora un po' smorzante il tuo consueto accentramento, il sole per i nati l'ultima decade. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre contenuti sempre più belli, curati e accattivanti. Qualora ancora non avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, a mettere un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se fa piacere, perché no, anche a metterci un commento qui sotto. Inoltre ora è la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti nel mio astroblog o in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti concepiti tenendo presente la posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, hai la possibilità, se lo desideri, anche di indagare in maniera più specifica, mirata, in privato, su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore agli affetti, i rapporti con i genitori, con i figli, i rapporti professionali, il lavoro stesso, la tua realizzazione, il business, gli investimenti, la casa, i movimenti, i traslochi, i viaggi, l'amicizia, lo studio, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendomi appunto un consulto personalizzato secondo le modalità che trovi nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi entrare in possesso di queste chiavi interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di acquisire queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono la base appunto di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao.